Ricominciamo a parlare del nostro tema d'apertura, il maltempo. Dicevamo maltempo continuo ormai nella nostra regione. Oggi le zone più colpite, oltre a Pisa, sono state anche Cascina, poi Monteroni d'Arbia, nel Senese l'allerta ancora valida in tutto il territorio, in particolare nel Grossetano per tutta la notte. Per fare il punto della situazione ci colleghiamo con Walter Rizzo, che si trova a Pisa, dove il presidente Enrico Rossi oggi è andato e ha dichiarato che chiederà lo stato di emergenza regionale. Allora Walter, com'è la situazione? Sì, buonasera e buonasera ai nostri telespettatori. Siamo nel quartiere di Cisanello, è una delle tante aree colpite dal nubifragio che questa mattina, a partire dalle 4, ha flagellato la città di Pisa. Sono caduti circa 150 mm di pioggia in poco meno di 3 ore. Una situazione che ha mandato letteralmente in tilt la città, nonostante l'allerta della Protezione Civile, nonostante la Protezione Civile avesse messo in campo tutte le possibili contromisure. Ma partiamo subito dal servizio che ha realizzato Silvia Ferretti, che ci racconta che cosa è successo questa mattina nella nostra regione. Le strade diventate laghi, i garage e i negozi sott'acqua. Così si presentava Pisa dopo il nubifragio di questa mattina. Passata l'ondata di maltempo, le ripercussioni si avranno anche nei prossimi giorni. All'ospedale di Cisanello non si potrà operare almeno fino a mercoledì. L'acqua ha invaso gli ambulatori e le stanze con i macchinari per gli interventi chirurgici. I vigili del fuoco hanno lavorato tutto il giorno per liberare strade e sottopassi, anche nella zona di Cascina. I pisani si sono rimboccati le maniche, non è mancata però qualche frecciatina nei confronti dell'amministrazione comunale. Questo dipende dalle fogne comunali, perché queste sono, è tutta acqua che viene fuori dalle fogne. Penso sia problema delle fogne, penso io. Poi, a chi dare la colpa non lo so. È inutile che si dice ci sono le fogne intasate. La fogna è libera, guarda, dove? È qui, guarda, è libera, vedi? Però l'acqua non fluisce perché tutto in una volta non c'è spazio, non ce la fa a defluire. Ora l'ondata di maltempo si è spostata verso il sud della Toscana. La situazione più critica a Monteroni d'Arbia, nel Senese, la pioggia violentissima ha allagato strade e abitazioni. Ripercussioni anche sulla circolazione. Chiusa la Siena Grosseto tra Monticiano e il Bivio di Orgia. Problemi anche sulla Siena Bettolle. Interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Siena Grosseto. E dovrebbe continuare a piovere. La Protezione Civile ha prolungato l'allerta meteo fino alle 8 di domani mattina, con criticità arancione per la provincia di Grosseto. Bene, la situazione a Pisa è ancora critica. Si sta lavorando in tantissime parti della città e con noi c'è Paolo Ghezzi, il vice sindaco. Ecco, qual è la situazione in questo momento? Si parla anche di parecchie famiglie che sono ancora senza energia elettrica e di conseguenza anche senza acqua, anche se può sembrare un paradosso con tutta l'acqua che è venuta giù. Sì, circa ancora un 150-200 famiglie per cui va ripristinata la connessione elettrica e quindi le autoclavi che sono alimentate ad energia chiaramente hanno queste difficoltà. Decine di condomini ancora con le parti più basse allagate, abbiamo decine e decine di operatori che con idrovore stanno cercando di intervenire, ma ci vuole sicuramente molta pazienza e ancora un po' di... Le idrovore come queste che in questo momento abbiamo fatto spegnere per poter permettere il collegamento, ma che ci sono tantissimi condomini come queste che sono in questa situazione. Sì, bisogna pensare che sono caduti 1,5 milioni di metri cubi d'acqua ogni 10 chilometri quadrati di territorio e quindi inizialmente i fossi sono cresciuti di livello in maniera sensibile, 1,20 m in 2 ore e lentamente adesso vanno regolarizzandosi. Ecco, c'è questa polemica sul fatto che si dice si poteva fare di più, si poteva permettere che l'acqua defluisse più facilmente se ci fosse stata più manutenzione. Ma le manutenzioni le stiamo facendo in maniera ordinaria mese dopo mese e sappiamo che quando c'è un'allerta dobbiamo farle. Si può sempre fare di più, pensiamo di aver fatto molto che così tanta acqua a Pisa non si ricorda da 15 anni e che credo l'emergenza sia stata reale e va gestita in questo momento pensando a chi ha difficoltà. Bene, questo pomeriggio è venuto a Pisa il Presidente della Regione Enrico Rossi, l'avete ricordato prima, ha annunciato che sarà dichiarato lo stato di emergenza regionale, ma sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni. Presidente, ancora una situazione di emergenza in Toscana a causa della pioggia, insomma sta diventando una normalità questa situazione. Questa è la normalità, perché i cambiamenti climatici non sono più sogni, ma sono realtà con cui i cittadini, le istituzioni del mondo
del mondo stanno facendo i conti. Obama ha proposto un piano, la Cina se ne preoccupa, ci sarà a Parigi un incontro tra tutti i paesi che si devono occupare di questi temi, perché i nostri dati della meteorologia ci dicono che queste bombe d'acqua o scrosci d'acqua concentrati in uno spazio e nel tempo con precipitazioni così elevate erano diciamo una novità, che ormai invece sono l'usuale che si ripete continuamente. Bene, questo diciamo era il presidente Rossi. Vogliamo ricordare, prima di chiudere il collegamento, il grande impegno dei cittadini di Pisa, che si sono veramente mobilitati in prima persona senza aspettare che qualcuno corresse in soccorso per cercare di sgombrare l'acqua dalle case, dalle cantine, dagli esercizi pubblici. Ancora una volta la gente di fronte alle difficoltà in prima persona reagisce in modo positivo. Per il momento da Pisa è tutto, io restituisco la linea a Firenze.